aggredì medici e infermieri in manette 38enne battipagliese. Bellizzi, arrestato, pluripregiudicato. Pasta rubata, blitz dei carabinieri. Ospedale di Battipaglia, piano di rafforzamento. Centrale a biomasse, sabato, la grande manifestazione. Eboli, degrado al Palasele. Uranio impoverito, interviene Cirielli. Automezzo per anziani e disabili, sabato la presentazione. I carabinieri di Battipaglia ieri sera hanno tratto in arresto il tossicodipendente Adriano Fera, 38enne del posto, in ottemperanza all'ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza di ricovero in REMS emessa il 19 gennaio dall'ufficio del GIP del Tribunale di Salerno. Il 21 novembre 2015, in preda a una crisi di astinenza al fine di ottenere l'indebita prescrizione di psicofarmaci, il 38enne danneggiò i locali del Dipartimento di Salute Mentale di Battipaglia, aggredendo con calci e pugni il medico e gli infermieri di turno. Il Fera, inoltre, il successivo 8 dicembre, sempre in evidente alterazione psichica dovuta al suo stato di tossicodipendente, si scagliò con un oggetto appuntito contro la guardia giurata in servizio presso il nosocomio battipagliese per avergli impedito l'accesso alla struttura attraverso un varco non consentito, procurandogli gravi lesioni al volto. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto al centro REMS di Mondragone. È stato arrestato a Montecorvino Pugliano in flagranza di reato per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza il pluripregiudicato Gerardo Petrillo, 58enne di Bellizzi. I militari hanno bloccato il noto pregiudicato mentre transitava alla guida di una Fiat Ducato, nonostante gli fosse già stata revocata la patente, nella zona periferica di Montecorvino Pugliano. L'arrestato è stato tradotto alla casa circondariale di Salerno. Scoperto e recuperato a Scafati un ingente quantitativo di pasta rubata, quasi 260 quintali, una parte della quale era già stata distribuita da alcuni esercenti che l'avevano messa in vendita a 50 centesimi di euro al pacco. I carabinieri l'hanno trovata in un deposito di via Galileo Ferraris. 174 quintali di marca Garofalo, 84 quintali De Matteis, oltre a 4.200 bottiglie di aceto balsamico Cola Vita. Nel deposito sono state bloccate e identificate 6 persone, 5 delle quali già note alle forze dell'ordine, trovati e sequestrati anche altri alimenti e oggetti su cui sono in corso accertamenti, 2 i tir necessari per trasferire il materiale. Più interventi programmati, più medici, infermieri e liste d'attesa più brevi. L'ospedale di Battipaglia si rafforza. Martedì hanno firmato altri 2 anestesisti che rinforzeranno la squadra attualmente in servizio al Santa Maria della Speranza. Con i nuovi assunti, gli anestesisti sono ora 10, più il primario, a una decina di giorni. Con la riattivazione anche del reparto di chirurgia del rachide, le operazioni in elezione all'ospedale di Battipaglia sono 4 a settimana. Nel mese di febbraio le operazioni programmate ogni settimana saranno almeno 2 per ogni unità operativa, oltre a garantire sempre le operazioni urgenti e tempi d'attesa al pronto soccorso molto più brevi. Entro la metà di febbraio giungeranno a Battipaglia anche 3 pediatri. Sabato maxi mobilitazione contro la costruzione dell'impianto a biomasse a Capaccio. L'iniziativa è partita dal comitato Sorvella Sabatella. Tantissime le persone che hanno firmato la petizione per dire no alla centrale. Sui social sono centinaia le foto che i cittadini stanno pubblicando con in mano un cartello con su scritto no biomasse in pestum. Scenderanno in campo i cittadini capaccesi e dei comuni limitrofi e tutte le associazioni. L'appuntamento è alle 9 sulla SS18, dove prenderà il via il corteo che arriverà fino alla località Cafasso, dove ci sarà il raduno di amministratori locali e cittadini che proseguiranno a piedi fino all'area archeologica. Nel pomeriggio appuntamento in piazza Santini alle 15 per la seconda parte della manifestazione. Allora, sabato il concentramento di questo corteo sarà nella zona di Borgo Nuovo,
Borgo Nuovo, all'altezza della pescheria Mare Chiaro. Lì sarà il concentramento del corteo, ci raggiungeranno i trattori che partiranno dalla statale 18 e verranno nel centro e ci raggiungeranno lì a Borgo Nuovo. Noi vogliamo invitare tutta la cittadinanza, lo stiamo già facendo attraverso i media, attraverso diciamo, manifesti che mettiamo, ci sono i programmi, attraverso Facebook, sulla pagina del Comitato Sorvella Sabatella ci sono tutti i documenti che potete informarvi e essere a conoscenza di tutti i fatti di questa vicenda. Noi del Comitato siamo stati chiamati a questa situazione e saremo in prima linea a contrastare questa realizzazione di questo inceneritore. Purtroppo la situazione è diventata abbastanza grave perché è stato approvato direttamente dal governo questa centrale e quindi noi devono sapere le istituzioni, un po' tutti, che noi bloccheremo il paese. Noi il paese di Capaccio purtroppo ne soffrirà, ma noi siamo disposti a tutto, a bloccare anche il paese. Arrivano da Facebook le foto del degrado in cui versa ogni giorno il palasele di Eboli. I segni dell'abbandono sono visibili. Cartoni di pizza, bicchieri usati, carte, lattine, tutto abbandonato su tavolini e gettato a terra dopo aver consumato una pizza in compagnia. Si chiede una pulizia quotidiana e non soltanto in occasione dei concerti o eventi che si svolgono presso la struttura ebolitana che ogni anno ospita i grandi big della musica italiana ed eventi sportivi. Un palazzetto dello sport che merita più attenzione. Ho informato la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito dei nuovi e terribili lutti che hanno colpito la comunità salernitana. Lo annuncia Edmondo Cirielli, deputato salernitano di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta rispetto agli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito. Dall'inizio dell'anno, spiega, sono già 3 militari scomparsi, Giovanni Passeri, Gennaro Di Domenico e Stefania Stellaccio, tutti morti per un tumore, tutti impegnati in missioni militari all'estero con l'esercito italiano. Mi auguro che la Commissione faccia luce sulle cause e suggerisca strade e modalità per evitare che questo accada di nuovo. Per Cirielli è importante che prosegua il dibattito parlamentare con serietà e urgenza e che siano forniti ulteriori indirizzi al governo sulla materia. Una problematica che, conclude il parlamentare, riguarda non solo coloro che sono impegnati nelle missioni militari, ma anche il personale in destinazione fissa e quello che presta servizio nei poligoni militari o risiede nelle vicinanze di quei siti. L'associazione ASSO PMI presenta il progetto Liberi di essere, liberi di muoversi. Sabato alle 11 presso il salotto comunale di Battipaglia sarà presentato alla città l'automezzo Fiat Doblò destinato a garantire gratuitamente la mobilità di anziani e disabili. L'iniziativa fortemente voluta dal presidente dell'associazione Sebastiano Irollo ha coinvolto la società Mobility Life che ha concesso il mezzo e altre realtà produttive della città che hanno contribuito al progetto. L'iniziativa è piaciuta anche ai commissari di Battipaglia che hanno concesso il patrocinio gratuito e morale del comune.